Il saggiatore si inserisce in una disputa sulla natura delle comete tra Galileo e lo scienziato gesuita Orazio Grassi. Nel trattato De Tribus Cometis del 1618, costui aveva visto nel moto delle comete una conferma delle teorie dell'astronomo danese Tycho Brahe, il quale aveva elaborato un modello alternativo sia a quello tolemaico sia a quello copernicano, riaffermando in ogni caso l'immobilità della Terra, centro dell'universo. In un primo tempo Galileo aveva criticato la posizione di Grassi indirettamente, vale a dire attraverso l'opera di un suo allievo, Mario Guiducci. In risposta alle obiezioni sollevate dallo scienziato pisano per interposta persona, Grassi aveva fatto seguire un'altra opera, la Libra Astronomica Ac Philosophica, la bilancia scientifica degli astri, pubblicata con lo pseudonimo di Lotario Sarsi. Il carattere polemico del saggiatore emerge chiaramente dall'analisi del titolo. Nella Libra Astronomica Ac Philosophica, Lotario Sarsi, alias Orazio Grassi, aveva finto di ricorrere a un'immaginaria bilancia, la Libra, per pesare le diverse teorie sulle comete apparse in quegli anni. Galilei, ironicamente, volle invece utilizzare uno strumento più preciso e raffinato, la bilancia di precisione dei saggiatori d'oro, gli orafi, con cui saggiò, cioè passò minuziosamente al vaglio, le teorie, il linguaggio e i criteri scientifici di Lotario Sarsi, alias Orazio Grassi. Già nel titolo, dunque, Galileo istituisce una contrapposizione tra il proprio strumento di misurazione, il saggiatore, cioè la bilancia di precisione degli orafi, e quello del suo detrattore, costituito da una bilancia generica e grossolana, buona per misurazioni approssimative, non di estrema esattezza. L'intenzione del saggiatore non si esaurisce tuttavia nella disputa con il gesuita Orazio Grassi, come conferma la scelta del destinatario, l'illustrissimo e reverendissimo Monsignor Virginio Cesarini, un illustre ecclesiastico, membro dell'Accademia dei Lincei ed esponente della componente più illuminata e progressista della Chiesa. Galileo voleva avvalersi dell'appoggio di Cesarini per diffondere le idee della nuova scienza in un ambiente tradizionalmente molto conservatore.